9 aprile 1995. Muore a Roma Edda Ciano Mussolini. Figlia di Benito Mussolini, Edda sposa nel 1930 il conte Gian Galeazzo Ciano. Di temperamento ribelle, durante la guerra è crocerossina sul fronte russo e in Albania, dove rischia di morire in seguito all'affondamento della nave su cui opera. Durante il processo di Verona, Edda si scontra duramente e invano con il padre nel tentativo di salvare la vita al marito, imputato di tradimento per aver votato il 25 luglio 1943 a favore dell'ordine del giorno Grandi, che sfiduciava Mussolini. Dopo la guerra, condannata a 2 anni di confino, ne sconta solo uno sull'isola di Lipari, prima di essere amnistiata. Lei mi ha detto, contessa, che uno dei motivi per cui rispettava suo marito era questa coerenza che lui ha avuto nel non volere l'alleanza con i tedeschi e nel fare il possibile per evitare che ci si arrivasse, cosa che lo pose poi in contrasto con suo padre. Sì, ma il Galeazzo, come tutti gli uomini politici, un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra, perché si cambia sempre, non è mai statica la situazione. Lui non aveva avuto un'educazione, diciamo, di tipo francese, eccetera, e risentiva di tutto questo. Adorava i francesi, la Francia, tutte queste cose qui. Io per la verità ero molto più pro tedesca e pro inglese. I francesi mi davano noia, erano troppo vicini a noi in un certo senso, questo dava fastidio. Invece gli altri no, Galeazzo no, Galeazzo era attratto, era affascinato dalla Francia. È stata una persona coraggiosa? Oh sì, sì. Come si è comportato durante la guerra, come si è comportato prima, come si è comportato al momento di morire. È stato certamente un uomo coraggioso. D'altra parte, in quei momenti uno non può fare la figura del vigliacco, almeno secondo me. Io credo che avrei una maledetta paura se avessi un plotone di esecuzione davanti a me che mi spara, ma giuro che in quel momento sarei la perfezione, per bacco. Siccome si vive una volta sola, si muore una volta sola, si deve morire.